Ciao Fabrizio e benvenuto su Spettacolo News. Innanzitutto, come stai e com'è stato per te partecipare a questo importante progetto? Allora, sto bene, molto emozionato perché siamo tutti molto emozionati di presentare finalmente questo progetto abbastanza straordinario, ideato da un grandissimo artista che è Marco Bellocchio nella sede per cui è stato pensato, cioè per il servizio pubblico della RAI. Ha avuto un bellissimo e inaspettato anche percorso cinematografico al Festival di Cannes, a New York, a Londra, ha avuto già tanti riconoscimenti, ma per noi è molto importante vedere adesso, quando questo grande racconto drammatico, popolare, che ha molto a che fare con il nostro presente, cosa succederà adesso quando arriverà nelle case di milioni di persone. Ti saresti mai aspettato di interpretare un personaggio importante come Aldo Moro e che esperienza è stata interpretare appunto un personaggio realmente esistito? Ma io, diciamo, nel corso del mio lavoro ho avuto la possibilità di incontrare diverse volte figure storiche molto importanti, da Franco Basaglia, Pippo Fava, De Gasperi, e per scelta o per fatalità anche la possibilità di incontrare diverse volte la figura di Moro. L'ho fatto con Marco Tullio Giordana, Il romanzo di una strage, l'ho fatto in teatro con un lavoro che si chiama Con il vostro irridente silenzio, a cui ho dedicato diversi anni. E torno a farlo adesso in un progetto così importante come quello di Marco. Per me è una grande passione, la passione del mio lavoro. Il mio lavoro è fatto anche di questo, non solo di storie inventate, di storie create dalla fantasia degli sceneggiatori, ma anche la possibilità di ripercorrere storie che ci appartengono, che fanno parte della nostra, della nostra memoria. E questa è una grande opportunità. Hai sentito e senti una certa responsabilità nell'interpretare un personaggio così di rilievo? Indubbiamente sì, diciamo la responsabilità è una cosa di cui parla Moro poi molto, anche nel primo discorso che apre questo racconto. E la responsabilità è una cosa molto importante. L'importante è anche non lasciarsi schiacciare in un processo creativo come quello di un film dalla responsabilità. Averla, custodirla bene al proprio interno, cercare sempre di fare con serietà e con uno sguardo etico questo lavoro, ma anche quello di essere liberi di raccontare. Ti ricordi a livello personale come hai vissuto quel periodo storico? Non so in che classe eri probabilmente, no? Io ero in prima media, nel 78, avevo 12 anni, mi ricordo perfettamente quando si iniziò a circolare questa notizia che sembrava incredibile, sembrava una sorta di piccola leggenda nera metropolitana di quella mattina, come quando ti dicono che c'è la bomba a scuola e tutti gli studenti escono dalla scuola e poi si rientra dentro. Invece poi col passare del tempo si capì che tutto quello che sembrava incredibile, impensabile, era purtroppo vero. E mi ricordo bene le settimane dei 55 giorni, mi ricordo i telegiornali, mi ricordo tante cose, ma ricordo soprattutto il clima di quegli anni, non soltanto di quei 55 giorni, non solo del 78, ma molto anche dell'anno precedente, il 77, che fu un anno che preparò drammaticamente molte delle cose che poi sono accadute dopo. Grazie e in bocca al lupo per Esterna Notte. Crepi il lupo. Grazie.